L'inflazione si mangia i risparmi, una stangata da almeno 92 miliardi di euro. I conti, realizzati dall'ufficio studi della CGA, partono dall'ipotesi che le famiglie italiane abbiano mantenuto nel proprio istituto di credito gli stessi risparmi che avevano inizio anno. Pertanto, a causa della crescita dell'inflazione stimata per il 2022 all'8%, la dimensione economica reale del deposito bancario ha subito una drastica decurtazione. A pagare il conto più salato sono le famiglie residenti nelle grandi città, dove il caro vita si fa sentire maggiormente. Una piccolissima parte di questa perdita di potere di acquisto sicuramente verrà compensata dall'aumento degli interessi sui depositi. A seguito dell'incremento dei tassi decisi in questi ultimi mesi dalla BCE, infatti, le banche nella seconda parte dell'anno stanno riconoscendo ai propri correntisti degli interessi positivi. Tuttavia, il conto da pagare è pesantissimo e colpisce maggiormente le famiglie meno abbienti. A livello territoriale, le province più penalizzate sono quelle più popolate, tendenzialmente anche con i livelli di ricchezza più elevati. A Roma l'inflazione erode 7,42 miliardi di risparmi familiari, a Milano 7,39, a Torino 3,85, a Napoli 3,33, a Brescia 2,24 e a Bologna 1,97. Tra le meno esposte troviamo la provincia di Enna con 156 milioni, Isernia con 153 e Crotone con 123. Aumenta il pessimismo tra le imprese italiane dell'industria dei servizi con almeno 50 addetti. Secondo l'indagine condotta dalla Banca d'Italia, tra il 25 agosto e il 15 settembre, nel terzo trimestre, sono ulteriormente peggiorati i giudizi sulla situazione economica generale. Il pessimismo delle imprese si è acuito, continuando a riflettere l'incertezza imputabile a fattori economici e politici e l'andamento dei prezzi delle materie prime. Per quasi un terzo delle aziende le difficoltà legate al costo dell'energia sono state maggiori che nel trimestre precedente. L'impulso della domanda, che aveva sostenuto l'attività nell'ultimo periodo, è venuto meno e le attese delle imprese non ne prefigurano una ripresa nei prossimi mesi. A questo quadro si è associata una moderata revisione al ribasso dei piani di investimenti per il 2022 da parte delle imprese industriali e dei servizi, che tuttavia continuerebbero ad accrescere la spesa. L'espansione dell'occupazione proseguirebbe, sebbene a ritmi più contenuti. Sempre secondo Banca Italia, per le imprese industriali e dei servizi, il saldo tra i giudizi di miglioramento e peggioramento della domanda complessiva nel terzo trimestre è tornato negativo per la prima volta da inizio 2021, a meno 3,7 punti percentuali. La riduzione è stata particolarmente marcata nel nord-est e nel mezzogiorno. Un'anima italiana per una nuova infrastruttura in Australia. Inaugurata a Perth, la nuova metropolitana di superficie che collega la periferia con il centro, passando per l'aeroporto internazionale. Il Forestfield Airport Link, realizzato da WeBuild, è una delle più grandi opere di mobilità sostenibile della regione. La nuova linea cittadina accorcia le distanze all'interno della metropoli, permettendo ai viaggiatori di compiere il viaggio dalla periferia al centro in 20 minuti rispetto ai 45 minuti prima necessari viaggiando in auto. L'opera è stata realizzata con un investimento di 1,21 miliardi di euro e grazie alla sua capacità di trasporto potrà togliere dalle strade 15.000 veicoli al giorno, contribuendo a ridurre il traffico e garantendo fino a 2.000 tonnellate in meno di emissioni di CO2 all'anno. WeBuild ha guidato la realizzazione dell'opera con una partecipazione pari all'80% alla joint venture. Sul tetto della stazione High Wycombe, inoltre, WeBuild ha previsto il più grande sistema di pannelli solari installato per un ente pubblico governativo in Australia occidentale, in grado di soddisfare il fabbisogno medio diurno e estivo di energia di tutte e tre le stazioni della linea. Nei giorni scorsi sono state notificate milioni di cartelle esattoriali ai contribuenti, però ahimè, tra non molto verranno fuori numeri importanti, cioè la gran parte di queste cartelle non sono state notificate perché magari a imprese cessate, a contribuenti addirittura morti. Proprio per questo è opportuno fare una pace fiscale che consenta allo Stato di incassare parecchie decine di miliardi di euro e per poi consentire al fisco stesso di concentrarsi sulla lotta all'evasione fiscale ed in particolare alla grande evasione.